In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo, troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Prende il via la settimana da Capitale al Quadrato per Fossombrone, che con il progetto 50x50 di Pesaro 2024 sarà capitale italiana della cultura per una settimana dal 6 al 12 di maggio. Tanti gli eventi in programma, dallo storico carnevale a cene medievali, passando per la bellezza di arte e musei. Beh, è una settimana bellissima, quindi è ovvio che è una settimana molto, molto intensa, a cui teniamo in particolar modo. È una settimana che inizia da lunedì, c'è grande fermento, grandi aspettative e soprattutto quella giusta tensione che serve per le grandi occasioni. Iniziamo lunedì con una cena con tutti i sindaci della provincia, gran parte di loro aderiranno. E finisce con il podio, la grande kermesse che è la corsa all'anello dei cavalli. È una rievocazione storica che facciamo tutti gli anni e siamo stati fortunati ovviamente di replicarla in questa settimana particolarmente intensa e visibile da tanta gente. Aspettiamo con grande trepidazione la settimana di Fossombrone, capitale italiana della cultura, un po' perché questo tema delle capitali diffuse sta funzionando tantissimo, con una grande partecipazione delle amministrazioni, dei cittadini, delle associazioni, delle pro loco, ma anche perché Fossombrone è una realtà che ha risposto da subito alla grande, alla chiamata della capitale italiana, non solo per la propria settimana, ma anche realizzando progetti di rete con i comuni vicini e soprattutto mettendosi dal primo momento, già dall'anno scorso, quando è stata capitale in questo caso del ciclismo, ospitando la Volta del Giro d'Italia, mettendo a disposizione quella grandissima vetrina di tutta la disposizione di tutta la provincia e della capitale italiana per essere raccontata a livello nazionale attraverso la visibilità del Giro d'Italia. Ha continuato con un programma veramente denso, incentrato sul carnevale storico, ma in realtà con il patrimonio al centro, le escursioni naturalistiche, tutto quello che normalmente fa grande la settimana da capitale italiana della cultura. Siamo veramente felici di questa sinergia perché attraverso momenti come questi si possono creare delle reti che possono veramente diventare un patrimonio poi per tutta la provincia per gli anni a venire, come vogliamo che sia l'effetto lungo della capitale italiana. Tra le principali realtà protagoniste coinvolte nella settimana al quadrato di Fossombrone c'è anche Confcommercio, a cui è affidata la gestione della rete museale della città e non solo. Sarà una settimana molto importante, intanto devo dire come Confcommercio partner di Pesaro 2024, ma anche gestore di tutti i servizi culturali e museali della città di Fossombrone, siamo veramente felici che la città di Fossombrone ospiti e faccia parte di questa manifestazione Pesaro 2024. Sarà una settimana molto importante perché culminerà con il trionfo
del Carnevale, una manifestazione, una rievocazione storica tra le più importanti della nostra regione, con oltre 1000 figuranti che nel weekend, nel prossimo weekend saranno nelle vie, nelle piazze di Fossombrone, ma tutta la settimana con eventi culturali, eventi gastronomici, tra cui mi piace anche ricordare martedì sera una cena medievale, rinascimentale, curata dalla nostra associazione ristoratori. Quindi una settimana per tutti i gusti, per tutti coloro che vogliono visitare la bellezza a Fossombrone. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo, troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.